Grazie per essere venuti a presentare il Flippo del Collo. Lascio la parola al direttore sportivo Luca Matassi. Buonasera a tutti. Vabbè, come ben sapete tutti, siamo qua per la presentazione di Filippo De Coll, un giocatore che abbiamo fortemente voluto, un giocatore per noi molto importante, se non fondamentale, per il modulo che ha di giocare il nostro mister. Penso sia è stata la nostra prima scelta e siamo contenti di averlo portato qua a Vicenza. Filippo è reduce da una stagione molto importante in Serie B da protagonista. Ha rifiutato anche offerte da società di categoria superiore per vestire questa maglia e quindi sono molto orgoglioso di averlo portato qua. Gli faccio un in bocca al lupo e lascio la parola a lui. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Volevo ringraziare il direttore per le belle parole e volevo dire che sono felice e onorato di vestire questa maglia. È stata una scelta molto veloce. Non ho perso tempo. Quando si è presentata l'idea di venire a Vicenza ho accettato subito perché è una piazza prestigiosa dove si vive di calcio. E sono felicissimo di questo, sono felicissimo di essere qui, di iniziare questa nuova avventura e di portare la mia esperienza all'interno della squadra e a disposizione dei miei compagni. Domanda, prego. Cosa hai pensato quando è arrivata appunto la proposta del Vicenza? Ma è stata una trattativa velocissima, durata 2 giorni, 2 giorni, 1 giorno. E quindi ho pensato che in tanti anni, avendoci giocato contro l'avversario, anche in Serie B, mi ha sempre affascinato questa piazza, lo stadio, i tifosi, l'importanza di vestire questa maglia e non ci ho pensato 2 volte a dire di sì, a sposare questo progetto e speriamo di fare un gran campionato. Come ti definisci tecnicamente? Sei un esterno, in grado di giocare quinto sia difensivo che di centrocampo, diciamo così. È corretta questa? Sì, io sono a disposizione del mister. L'anno scorso ho fatto un jolly. Quindi ho giocato un po' in tutte le posizioni, diciamo che dove il mister mi chiede di stare io e lo faccio, è chiaro che quello è il mio ruolo, l'ho fatto da una carriera intera, ho fatto il terzino, chiaramente più propenso a spingere ma soprattutto anche a difendere, quindi sono duttile, dove mi mette lui io cerco di dare il mio massimo. L'ideale per un 3-5-2, mi sembra di capire. Assolutamente. Altrimenti non lo prendevamo. Senti, io volevo chiederti questo, agganciandomi anche a quello che diceva il direttore sportivo. Tu vieni da 2 stagioni importanti al Sud Tirol, perché promozione con numeri straordinari e campionato di Serie B da protagonista. Riparti dalla Lega Pro, perché scendi di una categoria, con quali motivazioni, con quali obiettivi, con che spinta, visto che comunque è una categoria indietro, diciamo. Sì, è una categoria indietro, ma a 29 anni si guardano le motivazioni, si guarda di scegliere la società che ti vuole, soprattutto il progetto in cui stai andando, si valutano tante altre cose rispetto alla categoria. Io sono felice di questo, sono felice di giocare per questa maglia, di scendere anche di categoria, ma c'è un progetto serio dietro. Dove si può fare veramente bene, è chiaro che bisogna lavorare giornalmente, non è facile, non sarà facile, ma ce la metteremo tutta per raggiungere l'obiettivo. Filippo ti ha parlato in che termini, bisogni di Vicenza? No, mi ha parlato benissimo, mi ha parlato benissimo. Siamo sicuri. È un allenatore carismatico, è un allenatore carismatico, poi le esperienze vanno in un modo o in un altro, però mi ha parlato bene, è una piazza che comunque richiede tanto, però che ti dà tanto se tu dai a loro e quindi sono contento di questo. Quali sono le soddisfazioni più grandi che hai ottenuto nella tua carriera? Ma credo che devono ancora venire perché io mi reputo ancora giovane.
e quindi faccio di tutto perché ogni anno sia sempre più bello di quello precedente, e sono convinto di togliermi ancora tante soddisfazioni anche a 29 anni, ma io ci credo ancora e credo di farlo con questa maglia. Tra l'altro ho visto che hai preso confidenza, tra virgolette, con i gol, anche pochi magari. Ho visto un video in cui parlavi di questa cosa. Sicuramente devo essere più incisivo, okay. Quello è una cosa che ci sto lavorando, ma ce la metterò tutta, e se questi gol possono servire per portare punti alla squadra, ben venga. Ma è vero che i tuoi primi gol li hai fatti quel sul tiro? Li ho fatti in C tanti anni fa, poi dopo in Serie B sì, è stato il primo. Però le prime sensazioni di questi allenamenti, di questi giorni con la maglia biancorossa? Felicissimo, il mister è un vero martello, sono contento, ci sto facendo lavorare tanto, con concetti diversi e belli, perché comunque ti fa esprimere al meglio le tue caratteristiche all'interno del campo. È chiaro che la prima settimana di lavoro è stata impegnativa, però ci prepareremo al massimo per l'inizio del campionato. Ti Filippo, vi abbiamo visto anche correre per sentieri, no? E pareva che tu fossi anche uno di quelli che andava di più. La corsa è effettivamente una delle tue qualità migliori? Sì, sicuramente la fisicità è una delle mie caratteristiche. È chiaro che nel calcio d'oggi, se non ci metti quello, fai veramente fatica in qualsiasi categoria. Se quindi non corre tanto sulla fascia, abbiamo sbagliato tutto. No, quindi sì. Invece c'è qualcosa dove vorresti ancora migliorare? Ma ci sono tante cose, ma quelle poi all'interno del campo, con il mister, quello che mi richiede, sì. Si lavorerà giornalmente e vediamo quello di migliorare sempre. Ecco. Senti, il campionato di Lega Pro è un campionato, voi l'avete vinto tra l'altro appunto facendo un campionato pazzesco, ma è sempre un campionato pieno di insidie e l'abbiamo visto anche di recente noi, ma succede ogni anno. Poi vabbè, non so cosa succederà, ma insomma il Lecco che non era sicuramente tra le pronosticate. Tu che hai comunque qualche anno di esperienza, cosa serve davvero per centrare quel primo posto e togliersi il pensiero da subito? Ma diciamo che la vittoria di un campionato secondo me è diversa dalla vittoria dei playoff, anche se è meritata, comunque i playoff sono una roulette. La vittoria del campionato ti fa capire che tu hai avuto in 38 partite una costanza incredibile, soprattutto una solidità di squadra importante, quindi non è facile, ti devi creare dei piccoli obiettivi per raggiungerne uno più grande, non puoi pensare di raggiungere quello grande senza passare dai piccoli, da ogni allenamento, da ogni partita, perché qualsiasi partita in Serie C è un'insidia su qualsiasi campo ed è difficile, però devi lavorare settimanalmente per rendere al meglio in quella partita, poi dopo a metà campionato guarderemo e chiaramente penseremo all'obiettivo più grande sicuramente, ma devi guardare giornalmente. Quanto conta anche la mentalità, l'aspetto psicologico per fare bene in una categoria come la Serie C? Questo secondo me è importantissimo, però il mister l'ha sottolineato nei primi giorni, quindi è prontissimo, si vede che è una persona che vuole trasmetterci i suoi valori, le sue idee, quindi quella è la cosa che fa la differenza. Poi è chiaro che ci devi mettere determinazione, aggressività, impegno, ma quello sta alla base di tutto, non solo nel calcio, anche nella vita. Dottore, posso a margine chiederle un aggiornamento sul calciomercato? Il calciomercato, per adesso abbiamo fatto 4 acquisti, è normale che adesso ci siamo fermati un attimino, anche se abbiamo le idee molto chiare, però dobbiamo fare qualche uscita perché siamo veramente in tanti. Quindi operate più in uscita in questo momento? Stiamo cercando di fare giustamente qualche uscita, perché sapete tutti, a parte i giovani che non rientrano in lista, i giovani che sono stati almeno 2 anni qua nel settore giovanile, ma altri invece entrano in lista, la lista degli over è di 24, quindi un po' di uscite dobbiamo farle. È un'impressione quest'anno il calciomercato ma un po' a rilento, almeno in Lega Pro? Sì, come un po' tutti gli anni, all'inizio ci sono tanti movimenti per il ritiro, prima del ritiro, poi ci si ferma, qualcosina viene fatto
in mezzo e poi gli ultimi giorni sono tutti a correre. Nessuno. Ma non è che ci sono meno soldi in giro, l'impressione è che... Ma è come sempre, c'è chi ce l'ha un po' di più, c'è chi ce l'ha di meno. Ma è come sempre, ci sono alcune società che ce l'hanno e altre di meno, perché oggi poi in Serie C soprattutto è un bagno di sangue. Grazie. Filippo, volevo chiederti una battuta sui tifosi di Vicenza, che sono una parte fondamentale, insomma, della città, dei colori biancorossi. Ecco, hai voglia di conoscere più da vicino il tifo biancorosso? Non vedo l'ora di giocare, di conoscerli, ma sinceramente non sono bravissimo con le parole. Penso che sia una, anzi, è una tifoseria sicuramente da Serie A. Dobbiamo essere bravi noi all'interno del campo a trascinare la gente fuori, con gli atteggiamenti, con l'impegno, con la determinazione. Secondo me quello è la cosa più importante di tutte, per creare un'alchimia per poter fare un qualcosa di importante. Una settimana di ritiro, tra virgolette, anomalo, perché si sta facendo in pianura. Come ti stai trovando? No, si sta bene, perché comunque sì, fa caldo, ma... Fa caldo per tutti, prima o poi si scende. Abbiamo un centro sportivo, secondo me, che va valorizzato, perché comunque ti permette di avere le strutture al massimo, una palestra al top, un campo di allenamento bellissimo, e non lo trovi da tante altre parti. Hai lo spogliatoio, hai la vasca del freddo, abbiamo un ristorante dove facciamo pranzo, colazione, sì, pranzo, colazione e cena insieme, quindi... Non ci manca niente, assolutamente. Senti, hai ritrovato qualcuno con cui avevi già giocato qua a Vicenza? Tanti giocatori contro. Esatto, però mi ricordo di Pasini. Che eravamo in convitto insieme quando eravamo piccoli al Milan. Dai. E mi fa piacere ritrovarlo. Il gruppo come? Anche Massolo forse. Sì, Massolo all'Entella, cioè abbiamo vissuto poco tempo, perché poi dopo lui è andato via nei primi di agosto. Il gruppo come ti sta sembrando in questi giorni? No, bene, ci sono tanti ragazzi, siamo tutti a disposizione del mister, lavoratori, umili, mi hanno fatto inserire benissimo fin dal primo giorno, quindi mi sono trovato benissimo. Di qualche passione particolare oltre al calcio, che è comunque una passione? Leggevo e sentivo che parlavi del golf. Sì, è una passione che ho, però diciamo che è un hobby, ma mi concentro sul calcio. Qua ce ne sono comunque di capi belli. Sì, no, ma prima pensiamo a quello verde, che è più importante, con le linee bianche, dopo ci sarà tempo per tutto. Senti, a Sud Tirol negli ultimi anni hai scelto la maglia numero 26. Pensi di tenere lo stesso numero e eventualmente ha un significato particolare? Ma glielo ho già detto al direttore se era libera, ma mi hanno detto che era libera la maglia, quindi sì, vorrei tenerla. Adesso dobbiamo ancora decidere con i ragazzi, è chiaro che è la mia prima scelta. Diciamo che da 2 anni, la data di nascita della mia ragazza, in questi 2 anni diciamo che ha portato anche bene, quindi non vedo perché cambiarla.